Stai cercando la tua pompa di calore, ti sei scaricato la scheda tecnica, ma non sai leggerla. Vedremo oggi come fare, anche se non sei un tecnico. Immagino che ti stai documentando sulle pompe di calore. Attraverso internet oppure attraverso i preventivi che ti hanno portato, hai avuto modo di verificare le schede tecniche, però non sai da dove iniziare attraverso tutti quei numeri. Allora, vediamo oggi quali sono i parametri fondamentali da tenere in considerazione. Partiamo subito col dire che la norma che regola le prestazioni della pompa di calore è la EN 14511, con la quale vengono definite le procedure per testare le pompe di calore e darne poi le performance di rendimento. Tutti i produttori si devono attestare a questa normativa per poi pubblicare sotto forma di schede tecniche i vari numeri. Tranquillo, non sei l'unico che si perde in questo universo di numeri. Non è il tuo mestiere e quindi tanti come te fanno fatica a comprendere. Però oggi ti darò quei due o tre accorgimenti che sono molto importanti. Anch'io all'inizio, quando ho iniziato ad approfondire il tema delle pompe di calore diversi anni fa, non sapevo leggere una scheda tecnica. Non sono nato sicuramente imparato e all'università ti insegnano alcune cose, però non tutte. Poi c'è da dire un'altra cosa, che la scheda tecnica non sempre viene validata da un ente esterno. Cosa significa? Che un produttore che produce e costruisce pompe di calore dichiara in maniera autonoma le prestazioni di quello che fa. E questo, diciamo, è un po' poco etico, perché se io costruisco una macchina, ovviamente la mia sarà la migliore di tutte e farò sì che attraverso i numeri questo venga dimostrato. Però non c'è nessuno che certifica questo. Per questo è molto importante quindi che ci siano delle schede tecniche validate da enti tipo il TÜV esterni, che testano a loro volta le macchine per vedere se le performance sono effettivamente quelle. Pensa che una volta un cliente mi ha portato una scheda tecnica di un produttore molto famoso, un marchio famosissimo. Sicuramente a casa tua avrai qualcosa di questo marchio, una TV, un telefonino o qualcos'altro. In fondo, in basso, in piccolino, c'era scritto: tutti i dati sopra riportati sono solo a titolo esemplificativo e non sono validi per le prestazioni effettive della macchina. Voglio dire, se tu mi dai una scheda tecnica e poi sotto mi dici che sono numeri messi lì a casaccio, qualche dubbio mi viene. Allora, vediamo i numeri più importanti. I numeri più importanti sono la potenza resa alla temperatura di progetto, ovvero quanto riesci a riscaldare casa tua alla temperatura esterna di progetto. Al nord Italia le temperature di progetto oscillano da meno 5 a meno 7 gradi centigradi, per poi andare a 0, più 2, più 5 in altre zone d'Italia, magari verso il sud. Quindi la potenza resa non deve essere valutata a più 7 gradi, ma a meno 5, a meno 7 o a seconda appunto della tua località. Il parametro poi molto importante è il COP, o COP, ognuno ha la sua pronuncia, che è il coefficiente di prestazione, ovvero quanta energia termica eroga la pompa di calore a parità di energia elettrica consumata. Se do un kilowattora elettrico, quanti kilowattora termici mi eroga la pompa di calore? Questo è proprio il rendimento della pompa di calore. Ma non fermarti a valutare questo rendimento a più 7 gradi centigradi, perché tutte le pompe di calore, da quelle asiatiche a quelle svedesi, hanno COP molto alti con più 7 gradi centigradi. Soffermati invece a vedere il COP a 2 gradi centigradi, quando fuori fa molto freddo e c'è molta umidità. Questo è un parametro fondamentale, soprattutto l'umidità, perché le pompe di calore vanno in sbrinamento e iniziano a consumare molto solo per sbrinare e togliere il ghiaccio che si forma dietro la batteria. Quindi valuta bene il COP a 2 gradi esterni, che deve essere superiore a 4 come valore, con 35 gradi di mandata. Un'altra cosa fondamentale, anche se sembra banale, è il peso della macchina. Perché ok, tu non stai acquistando chilogrammi di ferro, però il peso è sinonimo di qualità. Una macchina che pesa tanto significa che è robusta e dura molto nel tempo, mentre una pompa di calore molto leggera significa che è un prodottino molto commerciale, quasi usa e getta, vorrei dire, e quindi dura poco nel tempo. Quindi anche il peso ha la sua rilevanza. E la cosa più importante di tutti sono le recensioni. Le recensioni, cioè quello che dicono gli altri clienti, le altre famiglie che hanno provato quella pompa di calore. Prima di fare la tua scelta, vai sul sito del produttore e leggiti le recensioni. Immagino che se vai in un ristorante per spendere 20 euro di cena, prima vai a vedere le recensioni. Allora perché quando devi spenderne 10, 15, 20 mila non le vai a guardare? Quindi dai, ricapitoliamo. Potenza termica resa alla temperatura di progetto, COP o COP a 2 gradi esterni,
che deve essere superiore a 4. Peso della pompa di calore per valutarne la robustezza e le recensioni di chi ce l'ha già provata. Bene, con questo ti saluto. Se hai domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto. Sarò come sempre io a rispondere. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube cliccando sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco. I don't know about you.